Ciao a tutti amici, benvenuti a una spesa di oggi. Oggi appuntamento molto bello perché abbiamo speso ben $200. Quindi vediamo nel dettaglio cosa abbiamo comprato. Allora, acqua gasata, la Check, molto bella, $3.05 qualcosa. Abbiamo Gain Original, detersivo. Abbiamo Ciuschi, guarda cosa abbiamo comprato, della Erba Gatta. Abbiamo Lot Garden Kit. Vediamo come si fa. Veramente abbiamo i semi. Abbiamo anche il vasino, probabilmente, che andremo a piantare. Ah sì, c'è anche la terra. Dopo lo facciamo. Poi un ananas per un pollo al curry. Poi abbiamo della Philadelphia al jalapenos, molto buono. Caffè Bustelo, lo conosciamo tutti, prodotto molto buono del di che nazionalità è? Non lo so. Miami, Florida. Però abbiamo anche preso il French Market, mi piaceva la scatola di metallo, da collezionista, French Roast Coffee, French Market New Orleans, ci siamo stufati. Poi abbiamo, l'ho preso più che altro perché sicuramente non vi piacerà, ma io ho il dovere di fare anche questi video. Lasagna in barattolo, ho detto tutto, non entriamo nel merito. Però faremo presto un bel video. Allora, unboxing lasagna in scatola. Anzi, la porto al lavoro e magari faccio una periscopata con i fans. Allora, mushroom. Artichocche. Potatoes per farle al forno. Ma quelle che mangi la potetta, insomma, potato con... delle banane, poi abbiamo dei gamberi che costava $5 questo pacchetto, per qualche pasta non lo so. Poi abbiamo del formaggio col jack pepper, abbiamo due baguette, $1 l'uno. Poi entriamo nell'organic, organic per i nostri amici vegan. Abbiamo delle Cheetos, roba naturale insomma. Abbiamo delle crunchy cheese, 50% di fatti in meno. Sentiamola subito una. Wow. Al gusto dei Fonzies. Qualcuno vuole favorire? Andiamo un po'. Qua abbiamo proprio tostito, molto buone. Quelle ovviamente c'è un sacco di ingredienti, queste c'è solo mais, olio vegetale e sale. Poi abbiamo del spaghetti di riso, abbiamo delle tortillas che ci serve per fare stasera una ricetta molto bella che vi faremo vedere. Abbiamo un altro Gain che c'è l'offertona. Poi abbiamo un togli macchie perché c'è qualcuno che si fa sempre le macchie. Abbiamo della spuma per i capelli. Del Lifeway Gives un milk smoothie. Non lo so, una specie, non lo so. Poi abbiamo la sauce cream, questa è una cosa bianca che si mette sempre nelle ricette messicane e questa mi piace che compro sempre questa. Abbiamo della guacamola, della guacamola col pico sopra, rosso, un aceto balsamico Alessi, molto bello, originale, di Modena.
del provolone. Però state con noi amici, perché siamo andati in un negozio, Costco si chiama, che è un po' come BJ, però c'ha l'impossibile roba di italiana. C'era ad esempio un formaggio tutto nero, secondo me quella era la scamorza, sì, affumicata, no? Tutti i salumi di qualità. C'era il prosciutto di Parma, tutto il coso, no? Non quattro fette. C'era la mortadella, mai vista la mortadella. Poi abbiamo Bex, che quindi faremo un unboxing da Costco prossimamente. Oggi, siccome domani è il giorno di San Valentino, c'erano milioni di persone dentro. Asparagi, poi a carne, un sacco di cose, cipollotti, questi petti di pollo, $6.51, però sono no antibiotic e vegetarian, cibo vegetariano. Cibo vegetariano vuol dire soia, OGM, tutto OGM. Però lì, e a volte spesso compriamo il pollo, se proprio quello non nella gabbia, molto belli, più organici. Poi abbiamo questo, succo, abbiamo del, adesso gli amici, l'olio nella bottiglia di plastica, da noi solo quello nella latta, ma non ce ne frega, noi ce l'abbiamo nella bottiglia di plastica, molto più comodo. Poi patate, arance, e abbiamo questi, non so cosa sono arance. Poi abbiamo, allora, se non avete visto il mio video che ho messo su Face, che ho fatto un pieno di benzina per $9.75, tenteremo di fare meglio il prossimo pieno, tenteremo di fare 10 cents al pieno. Come fare tutto ciò? Si fa che si va a questo negozio qui, che ogni $50 ti danno 5 cents off, quindi già solo di spesa ci hanno già dato 20 cents ogni gallone. Poi i vini soprattutto sono la cosa dove guadagni un sacco di sconti benzina, quindi abbiamo comprato un casino di vini, che vabbè, uno dice vabbè, non compravi 4 vini, che abbiamo come di 4, e avevi il tuo pieno di benzina, così, no? Però il vino può sempre servire, anche da regalare, per questo. Comprando due bottiglie così, e ne abbiamo infatti prese due, di questo buonissimo Merlot Sauvignon Cabernet del 2013, 50 cents. Poi questo ne dava solo 5, però questo è anche bellino, tipo se devi andare e lo devi regalare a qualcuno. È un Columbia, è un Bastianich Vespa del 2014, è un Chateau de Michel. 5 ne dava. E poi questo per cucinare, un Pinot Gris 2014. Quindi alla fine ci hanno dato 95 o 90 cents al gallone. Siccome il prezzo della benzina è $1.60, quindi se adesso andassi a fare benzina pagherei solo 70 centesimi al gallone. Ma noi vogliamo fare di più, amici, quindi seguite nella prossima puntata, che faremo pieno di benzina 10 cents. Ciuschi, sempre davanti, sempre in mezzo, come il giovedì. E poi siccome, vabbè, questa era la spesa di oggi, ma già che siete qua dovete indovinare che cosa ho comprato qui. Guardate, Yakima, quindi vi può già far salire l'idea. Adesso lo apro e vi faccio vedere. Sinceramente un attrezzo che non conoscevo l'esistenza. Allora, voi mi dovete dire cosa serve questo. È un blocca sterzo, voi direte. No, questo è... Allora, ciuschi! Sempre davanti, eh? Allora, siccome domani vogliamo andare in bici, e siccome le nostre bici hanno un frame abbastanza stretto, non puoi portarlo utilizzando il portabici classico, perché non entra bene. Allora ho dovuto comprare questi, che sono degli estensori che si applicano qui
la sella sta qui, si attacca al tubo della sella e qui al manubrio, che lo metti sopra la bici così riesci a applicarlo a il portabici. Perché io avevo un portabici bello, quelli che devi togliere la ruota davanti, sopra il tetto, e solo che adesso la macchina nuova non voglio più metterlo, anzi l'ho messo in vendita tutto il set, e quindi ho comprato questo. Ritorniamo a portare le bici dietro, quindi domani vi farò vedere meglio come funziona questo aggeggio, che mi ha fatto spendere ben $100, però ho fatto anche la tessera di Ray, l'abbiamo comprata a Ray, cioè la tessera membership, giusto, la tessera membership di Ray, che costa $20 e ti danno 10% di sconto, tutte le volte ti danno delle offertone, ti mandano cose, quindi diciamo che mi ha convinto. Va bene, questo è tutto per la spesa di oggi, ci vediamo la prossima volta, ciao! Aspetta amici, devo venire lì a spegnerla perché Ciuschi non capisce. Ciuschi! Ciao!